FOD di Emmanuel Babled è una lampada molto difficoltosa da eseguire perché presuppone 5 fasi di lavorazione e ben 7 uomini che collaborano come equip, come squadra a realizzarla. In questo caso il maestro sta sviluppando la pasta vetrea. Ci sono stati dei passaggi precedenti che sono quelli della sfumatura, quelli dell'aggiunta del bianco per arrivare a realizzare un frisbee, una lampada che con il bianco scherma la luce e poi invece dalla parte di cristallo trasparente lascia uscire una luce molto diffusa. La lampada viene sviluppata e preparata dal maestro in più fasi, inserendola ancora nel forno, prima poi di andare finalmente con una presoffiata a entrare nello stampo per lo sviluppo. Ecco, un vero e proprio lavoro di cucina, perché adesso possiamo dire che la pasta vetrea entra in questa padella stampo che viene chiusa a mano perché lo spessore è talmente esile che un movimento meccanico non riuscirebbe a seguire la lavorazione. Chiaramente c'è una rotazione continua, la lampada si sta formando, è un lavoro, come dicevamo, d'équipe. La rotazione è molto importante perché altrimenti ci sarebbero dei segni, delle pizzicature, anche perché lo stampo ha dei fori per far uscire l'umidità, perché lo stampo viene raffreddato ad acqua. La lampada sta per uscire e poi sarà controllata in ogni dettaglio alla luce.